Presidente, il voto di ieri è stato anche un distratto per il governo. Il voto di ieri sancisce una crescita straordinaria di Fratelli d'Italia, che è il secondo partito che cresce di più in queste elezioni, e è anche un appello. È un appello a costruire, da parte degli italiani, a costruire un'altra maggioranza possibile. Gli italiani vogliono Salvini al governo, ma non con i 5 Stelle, lo vogliono al governo con Fratelli d'Italia. Io mi auguro che Salvini ascolti l'appello degli italiani. E Mattarella cosa dovrebbe fare lui? Beh, Mattarella, finché il governo è in piedi, non può fare nulla, ma le forze del governo prendessero atto del fatto che quel governo non è il governo che gli italiani vogliono, Mattarella dovrebbe indire nuove elezioni. Presidente, una crescita anche al sud, molti hanno notato, soprattutto a Napoli, lei è stato l'unico leader nazionale a venire un comizio in città, c'è stata una crescita per esempio anche in Calabria, ecco, come valuta il risultato del Mezzogiorno? Guardi, noi abbiamo aperto la nostra campagna elettorale a Torino e l'abbiamo chiusa a Napoli. Come posso dire, disegnato, la nostra idea di una nazione che cammina insieme e che cresce solo se cresce tutta. Mi pare che siamo stati premiati dal nord al sud, perché abbiamo fatto dei risultati straordinari al sud, 10% in Calabria, 9% in Puglia, 8% in Sicilia, siamo andati bene in Campania, ma siamo per esempio il secondo partito del centrodestra in tutto il nord-est, nei mondi produttivi, perché abbiamo parlato anche al mondo della produzione, ritenendo che chiaramente il nord e il sud siano legati da un destino comune. Siamo il partito nazionale per eccellenza, io sono molto fiera di voi. Vi siete sentiti con Salvini al telefono? Ancora no, guardi, io sono andata a dormire alle 4 e penso lui anche, cioè mi sono alzata per correre qui, ma chiaramente lo sentirò in giornata, gli ho fatto pubblicamente i complimenti ieri, mi pare un ottimo risultato quello di Matteo, insomma, il secondo buon risultato è quello di Fratelli d'Italia, quindi sono molto molto contenta. E vuole lanciargli un messaggio, vuole dirgli qualcosa? Ma io non gli devo lanciare nessun messaggio, il messaggio a Salvini l'hanno lanciato gli italiani lo vogliono al governo ma non con i 5 Stelle, lo vogliono al governo con Fratelli d'Italia, e quindi è lui che deve decidere se vuole ascoltare questo messaggio oppure no. Meloni, questa maggioranza che lei vede però adesso alle europee non è detto che si ripeta alle politiche? Perché no? Diciamo ho ragione di credere, data la crescita di Fratelli d'Italia, che se noi rivotassimo tra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, Fratelli d'Italia crescerebbe ancora di più, per esempio. Esattamente come avevo previsto, anche se non l'aveva stranamente previsto nessun sondaggista, che Fratelli d'Italia avrebbe superato il 6% in queste elezioni europee. Insomma, chi conosce l'Italia, chi la gira, chi parla con la gente, vede come vanno le cose. A me pare che ci sia un'attenzione straordinaria verso Fratelli d'Italia e considero questo risultato incredibile per noi un punto di partenza. Cresceremo ancora di più nei prossimi mesi, quindi quella maggioranza che c'è oggi nei prossimi mesi sarebbe ancora più forte. Quindi lei in linea, insomma, senza Forza Italia, però i numeri dicono che di fatto, nonostante sia molto ridimensionata, Forza Italia sia ancora importante in centrodestra. Ma io non ho detto che Forza Italia non sia importante, io ho detto che c'è una maggioranza anche senza Forza Italia, non vuol dire che voglio escluderla da questa maggioranza possibile. Credo, come ho detto in campagna elettorale, che alcune questioni vadano chiarite in termini di posizionamento. Vede, oggi il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia fa parte, parla di fare di nuovo un'alleanza con i socialisti, con l'ALDE di Macron e addirittura con i Verdi. Vuol dire prendere i voti nel centrodestra per portarli in un'alleanza col centrosinistra. Per esempio su questo io mi aspetterei da Forza Italia che dicesse: noi non ci stiamo, non siamo disponibili. E quindi ci sono degli elementi di posizionamento che secondo me vanno chiariti. Dopodiché chiaramente complimenti al presidente Berlusconi, perché insomma hanno fatto una bella campagna elettorale, non ce ne siamo, insomma abbiamo anche avuto delle discussioni, però penso che siano solo questioni politiche che vanno chiarite. È sempre rivendicato di non aver fatto governi appunto con i 5 Stelle. No, mi perdoni, se me la ripete. No, lei ha sempre rivendicato, no, di non essere entrata in governi con i 5 Stelle, con Renzi. Ha pagato la coerenza? Sì, ha pagato la coerenza e io sapevo che avrebbe pagato alla lunga. Paga la serietà di chi tiene la barra dritta, di chi tiene i piedi per terra, di chi non si lancia negli slogan impossibili o nelle promesse che non si possono mantenere e che rimane sempre nella propria metà campo. Noi cresciamo in maniera meno vertiginosa di altri, ma cresciamo con una costanza da quando siamo nati, sempre con la stessa costanza, e quindi mi pare che ormai abbiamo raggiunto delle percentuali che non consentono più di fare a meno di Fratelli d'Italia. Siamo uno dei principali attori della politica italiana. Questa veste nazionale della Lega, no? Che cosa vi distingue? Ma
guardi, è una domanda che voi continuate a farmi, ormai ci distingue moltissimo, ci distingue il posizionamento, perché noi non abbiamo fatto parte con i 5 Stelle, anzi abbiamo sempre detto che secondo noi non era possibile fare politiche di centrodestra o di destra con gente che è strutturalmente di sinistra. Siamo per aver premiato la Lega, no? questo accostamento con i 5 Stelle, che ha penalizzato che il governo del paese, però sembra aver premiato per la Lega. Sembra aver premiato la Lega, ma è una cosa che ci distingue. Scusi, questo me lo deve consentire, non so quanto premierà tra l'altro, perché comunque oggi gli italiani si aspettano che Salvini, chiaramente, che è il primo partito, dia delle risposte. Io non sono sicura che riesca a darle con i 5 Stelle che hanno ancora la maggioranza parlamentare, però in ogni caso questo ci distingue. Io penso che su queste cose bisogna rimanere alleati con quelli con cui puoi dare determinate risposte, e fino ad oggi questo governo non è stato in grado di darle. E abbiamo dei posizionamenti diversi anche rispetto all'Europa, no? Alle famiglie europee, sono posizioni diverse, e anche rispetto alle soluzioni ai temi. Io per esempio, anche sul tema che ci accomuna di più, per quello dell'immigrazione, continuo a dire che per me la sfida non è chiudere i porti, ma attivare un blocco navale per impedire ai barconi di partire. Quindi guardi, le differenze sono molte. Poi certo siamo alleati, siamo partiti che hanno un'altissima compatibilità, per questo dico che sarebbe intelligente fare un governo insieme, perché non è detto che tu per chiudere i porti devi far aumentare l'IVA. Si può fare un governo che blocca l'immigrazione e taglia le tasse, come fa Trump, no? E questo però lo devi fare con gente che è compatibile con te. Cosa rappresenta per essere l'unico leader donna del centro-destra? Che devo lavorare il doppio per essere considerata credibile la metà. Però si fa, e lo stiamo facendo. Grazie. A voi. Grazie. 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 Grazie.